telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo al Cinema Teatro Politeama, dove il candidato sindaco Christian Fanesi presenterà la coalizione di centrosinistra e il programma elettorale. Siamo con Gioele Tombari, il candidato più giovane della lista, e chiediamo subito che cosa ti ha spinto a candidarti. Mi ha spinto a candidarmi appunto la voglia di mettermi in gioco per dare un futuro alla nostra città di Fano e per rappresentare tutte quelle persone che negli ultimi anni si sono sentite trascurate e che da ora possono avere appunto una figura che le rappresenti in consiglio comunale. Oggi viene presentato il programma, quali sono i punti salienti per i giovani? Per i giovani c'è come punto principale la volontà di farli uscire dal proprio nucleo familiare, quindi un diritto alla casa, un diritto appunto ad un'autonomia, e a noi giovani stanno anche molto a cuore appunto i diritti, cosa che al governo del nostro paese non stanno a cuore, in quanto ha firmato insieme all'Ungheria un decreto che calpesta i diritti delle comunità LGBT+. Allora, diciamo una cosa importante: che cosa si aspettano i giovani da un rappresentante in politica così giovane appunto? I giovani si aspettano appunto delle politiche per i giovani e non a soli eventi come feste che spesso dall'altra parte della coalizione di centrodestra vengono portati avanti. A noi interessa un diritto all'istruzione, un diritto appunto a svolgere una vita in autonomia, poter uscire dal nucleo familiare e specialmente a creare opportunità nella nostra città, quindi poter lavorare, poter studiare. Queste sono le proposte che stanno a cuore a noi giovani. Come vedi i tuoi coetanei? Li vedi interessati alla politica oppure un po' distanti? Purtroppo devo notare che i miei coetanei li vedo distanti, ma spero appunto che con figure giovani e programmi seri si possano riavvicinare a questo fantastico mondo che comunque ci vedrà protagonisti per i prossimi 30 anni ad amministrare sia la nostra città che il nostro paese. Secondo te quale può essere un modo per riavvicinare i giovani elettori che si sono distanziati dalla politica? Facendo proposte serie, non dando dei contentini ai giovani come spesso ora vediamo, specialmente dal governo nazionale. Vogliamo programmi seri che con la giunta di centrosinistra e con il candidato sindaco Christian Fanesi si possono portare avanti. Come vedi il futuro dell'Italia? Sinceramente non troppo bene, vedo che i diritti dal nostro governo nazionale vengono calpestati e anche noi giovani non siamo messi al centro della cosa pubblica, della sfera decisionale, e purtroppo devo notare queste cose. Però non bisogna mai smettere di sognare, di crederci. A quest'età è l'imperativo ancora sognare, purtroppo però dobbiamo scendere noi in campo per far sì che il destino del paese, della città possa cambiare. Il futuro abita qui è un'affermazione di fiducia e determinazione, una promessa di progresso sostenibile, di innovazione economica, di inclusione sociale e di arricchimento culturale, e un invito a tutti i concittadini a partecipare attivamente alla costruzione di un domani migliore. Siamo con Samuele Mascarin. I punti salienti del programma riguardo l'istruzione e la scuola? Beh, in questi anni è stato fatto tanto. In questo momento basti ricordare che abbiamo 3 cantieri aperti per 3 nuovi asili, 120 posti nuovi che dal settembre del 2025 saranno disponibili per la nostra città. Un investimento senza precedenti non solo per Fano ma per l'intera regione Marche. Noi abbiamo intenzione di continuare nei prossimi anni a investire molto sul comparto dei servizi educativi, non solo perché dalla refezione scolastica all'intercultura sono stati alcuni elementi di eccellenza di questi anni di buon governo del centro-sinistra, ma anche perché sono la leva del cambiamento per l'intera comunità. Stiamo parlando infatti di oltre 5.000 famiglie che sono coinvolte da questi servizi, da queste attività, e chiaramente riuscire a investire in questo settore vuol dire cambiare la qualità della vita per tutta la città sostanzialmente.
Non solo, vogliamo fare un investimento molto importante anche sulle infrastrutture. Stiamo realizzando nuove scuole, nuove strutture scolastiche, di nido, di infanzia, abbiamo fatto una nuova scuola elementare, ma serve un piano di investimento per la riqualificazione degli edifici esistenti. Questa sarà una delle priorità del centrosinistra dei prossimi anni e lo sarà insieme anche a un'attenzione a quella che è la nuova generazione di cittadine e di cittadini fanesi, perché la nostra è una città che sta cambiando anche in virtù di una serie di dinamiche migrazione nazionale ed europea, ed è bene che da questo punto di vista ci sia un investimento molto forte anche sulle attività di accoglienza e di intercultura, proprio per costruire una comunità coesa, e il posto migliore per farlo è ovviamente la scuola. Qual è il vero ruolo della politica oggi? Come avvicinarsi, come ascoltare i cittadini? Ma innanzitutto con molta umiltà e investendo sempre tantissimo sulla partecipazione. Una città nella quale la politica incontra i cittadini una volta ogni 5 anni è una città nella quale non si sta facendo una buona politica. Noi fortunatamente lo abbiamo sempre fatto, strada per strada, casa per casa, non solo in campagna elettorale. Veniamo da primarie che hanno visto la partecipazione di oltre 3.000 persone per individuare il candidato a sindaco Cristian Fanesi del centrosinistra, e siamo abituati a stare tra la gente e con la gente. Quello che abbiamo sempre fatto è quello che stiamo facendo in questi giorni e che faremo fino all'8 o al 9 di giugno, ed è quello che continueremo a fare anche nei prossimi anni al governo della città di Fano. Io sono il candidato sindaco del centro-sinistra e con il Partito Democratico, con la lista In Comune con Mascarin, la lista Noi Civiche Fano, la lista F Una Città Maiuscola con Più Europa e la lista Fanesi Sindaco, ci impegniamo a rappresentare l'intera comunità con forza delle idee, trasparenza e coinvolgimento di tutti. Punti salienti nel programma: partire dai quartieri per riavvicinarsi ai cittadini che molto spesso si sono distanziati dalla politica di oggi. Ma è uno dei nostri punti, la chiave di volta del civismo è stata sempre quella di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, perché c'è troppa lontananza. Quindi una fase importante attuata in questi 10 anni di ascolto, che va perseguita, va continuata, per poi mettere in pratica le necessità della città. Devo dire una cosa: in questi anni non siamo riusciti a farla e va fatta immediatamente, sono i consigli di quartiere, perché tramite questi si riesce veramente a attivare una serie di servizi, una serie di collaborazioni, perché sono importanti per i quartieri. Noi riteniamo che i quartieri siano l'anima della città, come ovviamente il centro storico nel cuore. Questo è solo uno dei punti che vogliamo sviluppare, perché poi ovviamente ci sono tanti altri sostanziali. A proposito di ascolto, in che modo trovare una soluzione per poter ascoltare i cittadini il più possibile? Ma bisogna stare in mezzo ai cittadini. A volte la politica ha la tendenza di chiudersi negli uffici, purtroppo tirata dentro da un sistema burocratico che è sempre più pesante, e il segreto è una cosa che io mi sono detto di farla, insomma, anche nel mio mandato amministrativo. Il segreto è, a un certo punto, uscire dall'ufficio, andare a dialogare con i cittadini, continuare quel percorso che è necessario, perché la politica, che è una buona cosa, ha bisogno di questo, ha bisogno del dialogo continuo, costante con i cittadini, di capirne le necessità e di portare all'attenzione. Sappiamo quelle che sono le difficoltà della città, le difficoltà sono la sanità, sono nel rapporto che l'amministrazione comunale deve avere stretto con la Regione Marche, ci deve essere anche un rapporto politico, un sistema che funzioni. Ecco, i cittadini fanesi, da terza città delle Marche, da città capofila della Vallata del Metauro del Cisano, non può sicuramente avere un sistema sanitario come quello attuale, non può avere dei servizi sanitari come quello attuale, quindi lì dobbiamo essere molto attenti e dialogare con la Regione. Tema delle infrastrutture: è chiaro che la nostra città ha bisogno di un sistema di infrastrutture che funzioni. Negli ultimi anni le infrastrutture sono andate a beneficio del sud delle Marche, lo abbiamo visto con la Quadrilatero, mentre abbiamo bisogno di una Fano Grosseto, una Fano Gubbio che ci conduca verso Roma, che funzioni. E poi ci sono le tematiche di tutti i giorni che ci avvicinano ai cittadini. L'inclusione è la chiave di volta della crescita della città. Tutte le persone devono poter partecipare alla città, a partire dalle persone più fragili, e in questo lo è anche la chiave, la crescita economica.
è la chiave della crescita di una comunità. Per stare bene, per avere una qualità della vita, ci vuole lavoro per tutti e ovviamente una crescita economica comporta anche maggiori servizi per le persone che hanno fragilità. Sono alcune chiavi di volta per una crescita comune. In questi anni crediamo di aver governato bene, siamo una squadra di persone che funziona, il contrario devo dire di quello che ha dimostrato oggi il centrodestra, di fare una politica di minoranza, di ancora di voler puntare il dito contro le persone, ma di non portare all'auge dei temi veri. Ecco, noi invece vogliamo ripartire da essere persone che governano, dal capire quelli che sono stati gli errori, da stare vicino alle persone. Non siamo stati perfetti, abbiamo fatto degli errori, ma sappiamo governare e con questo governo dobbiamo portare la città verso il futuro. La crescita dei quartieri per noi è fondamentale. Per una comunità coesa è indispensabile. Occorre dare corpo e sostanza ad una comunità appunto più forte, più coesa in tutte le sue forme. Istituiremo i nuovi consigli di quartiere, costruiremo le community hub per incentivare il dialogo e la partecipazione popolare come centri di attività e servizi sussidiari a quelli offerti dall'amministrazione, aperti e accessibili alla cittadinanza e volti a favorire la partecipazione, il lavoro di comunità, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione anziana e in termini di servizio, di occasioni di socialità, ma anche come luogo di scambio tra generazioni, interculturali e di apertura alle nuove forme di volontariato. Punto saliente del programma elettorale per una città maiuscola? F è una città maiuscola, ha come punto saliente, da cui poi si collega tutto, la capacità di unire cultura, ambiente, digitale e politiche giovanili. Se noi capiamo che questa è la grande risorsa non solo nazionale ma della nostra città, perché abbiamo un comparto economico di formazione e una realtà culturale tale che lo rendono possibile, allora noi potremo volare alto e potremo affrontare i momenti difficili che ci aspettano, diversamente saremo ciechi. Dovremo anche impegnarci maggiormente a realizzare piste sicure, piste ciclabili sicure, attraversamenti pedonali sicuri e dovremo fare di tutto perché si possa dar seguito a uno studio della viabilità cittadina che abbiamo fatto e che è disponibile e che ci dice che in questo campo possiamo migliorare tantissimo, soprattutto nei piccoli spostamenti. Emanuela Giovanelli nel programma Punti Salienti per l'ecologia, per gli animali. Io? Mi spiego meglio, potremmo scrivere cose mirabolanti come spesso si fa nei programmi, che chiaramente ogni programma ha una visione del futuro, della città eccetera, poi però le cose camminano con le gambe delle persone e in ogni coalizione ci sono persone che hanno sensibilità, preparazioni, competenze diverse. Io la mia preparazione, sensibilità, competenza non l'ho acquisita all'ultimo momento, non sono l'ambientalista dell'ultimo momento, non sono l'animalista dell'ultimo momento, sono 30 anni che in questa città mi occupo di ambiente e di tutela degli animali e in particolare in questo secondo campo dove mi è stata data anche più possibilità, sono riuscita insieme a tantissime persone a costruire una rete fantastica che veramente non c'è in nessun'altra parte, cioè noi siamo su tutto il territorio e ci sono persone su tutto il territorio che si dedicano agli animali, dove per animali non intendo solo cani e gatti, sicuramente cani e gatti oggi hanno un'importanza particolare perché sono socialmente interessanti, sono socialmente importanti, però ci sono anche tutti gli altri animali, parliamo della biodiversità e quando parliamo di biodiversità non possiamo non parlare di ambiente, di tutela dell'ambiente e di ricostruzione dell'ambiente idoneo per gli animali. Che cosa vuol dire gli animali? Anche noi siamo animali e quindi diciamo ricostituire un ambiente che ci renda più umani, inclusivo con gli animali, inclusivo nel senso che gli anziani devono stare con i bambini, devono stare con i giovani, ci vogliono punti di contatto, bisogna ricostituire una comunità più naturale. Questo è quello che ho sempre fatto e è quello che continuerò a fare. Abbiamo una grandissima possibilità. Lo Stato ha riservato tanti soldi per lo spostamento della ferrovia adriatica. Ci hanno informati, abbiamo partecipato a dei tavoli. Lo spostamento della ferrovia adriatica per noi resta un obiettivo anche nel breve termine. Ci sono 1.800 milioni di euro per spostare la ferrovia da Pesaro a Fano. Io sono favorevole al bypass ferroviario, sono favorevole al bypass ferroviario nella misura in cui possa essere l'inizio
di uno spostamento complessivo della ferrovia adriatica. Un'altra candidata giovanissima, il punto principale che vuoi portare con la tua candidatura? Sì, io sono una psicologa, in questi 5 anni mi hanno insegnato che la salute non è solamente assenza di malattia o infermità, ma è il completo stato di benessere mentale, fisico e sociale. In particolare il gruppo Noi Civiche insiste molto sulla salute mentale, che non è un argomento ai lati ma è la base di tutto. Come farlo? Lo psicologo di quartiere e uno sportello specificamente dedicato al supporto psicologico dei giovani sarebbe la cosa ottimale, dei giovani adulti. E come psicologa vi dico che ce n'è veramente bisogno, perché i disturbi d'ansia e depressione stanno altamente crescendo nella fascia giovanile. L'altra parte, la destra, parla di sicurezza. La sicurezza, se vogliamo una Fano più sicura, bisogna agire sulla salute mentale, perché quello che vediamo, la violenza e il vandalismo, non sono altro che un sintomo di disagio emotivo e sociale. Solo agendo sulla salute mentale che possiamo contrastare e prevenire questi altri fenomeni. Dovremo lavorare insieme a voi per costruire le comunità energetiche, per farvi risparmiare l'energia elettrica. Lo faremo, è una competenza del comune, e subito appena insediati lo faremo davvero insieme, perché chi produce sui tetti, chi consuma negli appartamenti, possa essere messo in connessione e risparmiare tantissimo da questo valore aggiunto. Ippolita Bonci del Bene, candidata della lista Fanesi Sindaco, ci parli di bambini ed eventi culturali. Certo, io per la città delle bambine e dei bambini vorrei costruire un percorso di formazione per tutti quei bambini che fanno parte già del Consiglio Comunale, quindi annualmente partecipano ai consigli. Mi piacerebbe fare un percorso formativo per fare in modo che abbia una struttura più solida e soprattutto creare un evento annuale per i bambini e per le bambine della città, che non si releghi solo alla città da giocare di maggio, che già esiste e va avanti da tanti anni, ma ecco, ci piacerebbe allargare il programma e le offerte per i più giovani, per i più piccoli. Pensate cosa potrebbe essere avere a Fano il ritorno dell'Isippo. Il Isippo ha preso terra qui a Fano, Polghetti l'ha comprato in maniera rocambolesca, diciamo così, e intorno all'Isippo ha creato un museo completamente nuovo. La città di Fano vuole e riotterrà il suo Isippo in collaborazione con lo Stato, con le sovrintendenze, eccetera, e dovremo ragionare insieme dove metterlo. Non esiste un posto dove mettere l'Isippo. In questo momento non esiste un posto dove mettere l'Isippo. È una cosa fantastica. La statua del giovane valoroso, giovane vittorioso, è una cosa fantastica. Dovremmo pensare dove metterlo, dovremmo creare un edificio nuovo, un museo nuovo. Ci teniamo tantissimo e teniamo tantissimo che possa però ritornare a Fano. Assessori uscenti, le vostre impressioni? Sì, siamo in pista, dobbiamo correre. Anche oggi qui al Politeama c'è stato un bel clima, tanto entusiasmo. Ho visto il candidato sindaco molto, insomma, ha saputo trasmettere il giusto clima, e soprattutto ha puntato molto, e a me chiaramente per il ruolo che ho ricoperto in questi 5 anni fa molto piacere, sui servizi alla persona e sul Fano che si deve aprire e deve integrarsi sempre di più con il territorio. Quindi questa è una buona prospettiva e credo che su questo possiamo ancora dire tanto. Sara. 5 anni dove abbiamo fatto tanto e forse abbiamo raccontato troppo poco, quindi questa campagna elettorale ci dà anche la possibilità di raccontare i percorsi iniziati, percorsi del tutto innovativi per i diritti a presidio della nostra sanità, che va anche da qui difesa e diciamo protetta nella dimensione del rispetto comunque di un territorio che ad oggi reclamiamo e che manca assolutamente da parte di chi ci governa in Regione Marche. Per cui questa campagna elettorale, queste settimane che ci dividono dall'8 di giugno, ci daranno la possibilità di dire quello che abbiamo fatto e quello che ancora possiamo e dobbiamo fare insieme alle tante persone, donne e uomini, che con noi condividono percorsi preziosi per la valorizzazione di questa città. È necessario chiedere e rivedere con fermezza alla Regione Marche un forte investimento riorganizzativo per dare risposte efficaci di qualità ai nostri cittadini. Dobbiamo potenziare il nostro ospedale Santa Croce, garantendo più posti letto, specialità mediche e personale qualificato. Il problema non è che non c'è il posto,
dentro il Santa Croce. Il problema è che non c'è certezza sul futuro, mancano gli atti e i medici. Il motivo per cui ha scelto di candidarsi? Ho scelto di candidarmi perché l'idea di F, Fano con maiuscola, è una cosa che mi è piaciuta. Ambisco che la città di Fano diventi veramente maiuscola, perché è la terza città delle Marche e merita tanto per il suo valore culturale, per la sua bellezza e per la vivibilità che c'è appunto dentro. Quindi mi auguro che possa crescere ancora, oltre a quello che già offre, che possa dare ancora tanto, soprattutto un futuro ai giovani, che possano rimanere nella nostra città e possano costruire i loro sogni, realizzare i loro sogni. Se non ci sono investimenti su tecnologie, sul personale, eccetera, il rischio è che questi medici che lavorano nella sanità pubblica possano decidere anche di andare nella sanità convenzionata privata. Non sono sufficienti gli investimenti programmati per la sola palazzina del pronto soccorso. La nostra comunità ha il sacrosanto diritto di sapere quanti posti letto sono programmati a Santa Croce, con quali specialità e con quale personale saranno gestiti. Tra i vari temi anche la promozione della cultura scientifica. Sì, come lista Fanesi Sindaco abbiamo a cuore questo tema e crediamo quindi che sia opportuno mettere in atto misure che possano andare in questa direzione, azioni che potrebbero essere un aumento della sinergia, ad esempio tra le scuole e l'università, quei laboratori di ricerca che ricadono nel comune di Fano, ma anche eventi culturali che possono, diciamo, aumentare la cultura scientifica nei cittadini e nelle cittadine e anche portare gli stessi a fare scelte quindi consapevoli e quindi di conseguenza virtuose. Presentato la coalizione di centrosinistra e il programma elettorale, le sue emozioni e le aspettative. Insomma, questo pubblico e le tante persone che sono venute mi hanno dato una grandissima emozione, ma anche una grandissima fiducia. Sono più sorridente adesso, perché sono convinto che abbiamo messo insieme una squadra eccezionale. Persone validissime che sono di qualità, hanno esperienza e hanno voglia di fare. In una città orgogliosa della propria identità ed orgogliosa anche di prendere una scelta consapevole l'8-9 giugno per il bene della città. Abbiamo scelto uno slogan, il futuro abita qui. E abbiamo detto che non è solo uno slogan, è una, diciamo, con determinazione un obiettivo che ci poniamo. Vogliamo che il futuro per Fano sia migliore. Vogliamo costruirlo insieme, parlando con le persone, facendo scegliere le persone, ma soprattutto vogliamo creare un posto, far di Fano, il posto migliore dove vivere. Lo diciamo veramente con consapevolezza, col cuore. Adesso, in vista dell'8-9 giugno, bisogna fare strada per strada, via per via, casa per casa e cercare di convincere quanta più gente possibile che il futuro di Fano abita qui. Noi siamo il futuro di questa città, lo siamo noi, lo sono i candidati, lo siete voi che sarete protagonisti di questa campagna elettorale. Siamo qui per fare la differenza. Dobbiamo lavorare insieme con determinazione e unità per costruire un futuro migliore. Vi invito a portare avanti questo messaggio. Vi invito a farlo col cuore, vi parlo veramente col cuore. Vi invito a farlo perché Fano e la grande famiglia del centro-sinistra merita di vincere. Lo dico, vi ricordate cosa mi ha detto mia figlia stamattina? Mi ha detto, ho parlato con le mie amiche, siamo a posto, non ti preoccupare babbo, vincerai. Invece quello che voglio dire a tutti voi, a ciascuno di voi, dovete convincere i vostri colleghi di lavoro, i vostri amici, i vostri parenti, perché dobbiamo vincere e lo dobbiamo fare insieme, perché il futuro abita qui. Grazie a tutti per il lavoro che farete. Si
Si è appena conclusa la presentazione della coalizione di centrosinistra e del programma da parte del candidato sindaco Cristian Fanesi. Dal Politeama è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata con i vostri programmi preferiti.